Buongiorno a tutte e bentornate su questo nuovo video vlog. Oggi vi porteremo con noi a fare spesa, poi svuota la spesa e prima che vado a che usciamo, vi volevo far vedere un pacchettino che mi è arrivato da un brand di occhiali da sole, perché sinceramente oggi li volevo già sfoggiare e ve li volevo far vedere. Poi dopo usciremo, andremo a fare spesa, devo passare in edicola a prendere la rivista di Grazia perché ci esce la lozione di Alyssa Ashley. Prima usavo tanto il profumo, devo dire che ero innamoratissima, ho usato anche la lozione, però la volevo prendere anche perché 2,50 euro per una lozione da 100 ml è veramente un bel regalino. E io adesso mi trovate così perché sono la prima che si è alzata. Adesso piano piano mi vado a preparare, poi ci prepariamo tutti e usciamo. Quindi sarà, spero, un vlog non lunghissimo. Infatti ve lo spezzerò perché comunque se no viene troppo lungo. E nulla, io adesso mi preparo. Voi nel frattempo iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e lasciate un like a supporto del canale. E se questo video vi è piaciuto. Niente, quindi adesso io mi preparo, mi sistemo. Una volta pronta, vi farò vedere questo pacchetto che mi è arrivato. Ok? Quindi rimanete dopo la sigla e ci vediamo dopo. Allora, prima che vado via, volevo farvi vedere appunto il pacchetto che mi era arrivato in questi giorni, però prima di usarli, volevo farveli vedere direttamente come arrivava e tutto quanto e vi voglio parlare del brand Aulia. Allora, è un sito di occhiali, potete trovare nel loro sito sia gli occhiali da sole che gli occhiali da vista. Io ho scelto due occhiali da sole perché ne avevo bisogno e li volevo, però devo dire che ho visto qualche occhialino da vista, veramente qualche montatura, veramente, veramente carinissima, quindi sicuramente li prenderò. Però intanto vi voglio far vedere questo pacchettino. Allora, innanzitutto volevo spendere qualche minuto per dire che, cioè, il pacco arriva in questo modo e devo dire che è veramente una cosa stupenda perché gli occhiali non si vanno praticamente a rovinare perché l'imballaggio è veramente fatto bene perché ha questo pluriball così per ogni singolo occhiale. Io ne ho presi due come vi dicevo e ve li faccio vedere. Allora vi apro il primo occhiale, non so, veramente ho preso questi qui con la montatura un po' più erta e devo dire io ho sbirciato e devo dire che sono veramente come posso dire resistenti, li vedo molto resistenti. Allora, innanzitutto, oltre che l'imballaggio, vi arriva con la bustina, la custodia, che è così neutra, nera, e all'interno ci sono gli occhiali e li trovate coperti con le bustine loro. Più all'interno troviamo anche la pezzetta per andare a pulire i nostri occhiali. Una ve la vado ad aprire perché un occhiale oggi lo voglio indossare subito subito. Eccola qui, sempre neutra, nera ed è carinissimo. Vi faccio vedere quindi il primo occhiale da sole. Di questi ci sono varie colorazioni. Io l'ho voluta prendere in questo modo. Guardate che belli. Cioè, io li trovo fantastici. Grandi così non ne avevo più e quindi ho preso la palla al balzo con Aulia per prendere proprio questo tipo di montatura. Guardate con la rifinizione in rosa cipria, un beige rosa cipria, questo maculato marrone e vi faccio vedere come mi stanno indossati da vera diva. Wow. Sono veramente bellissimi, mi piacciono veramente tantissimo. Io d'estate ne uso veramente tanti. Che fai, Cece? E quindi questo è il primo occhiale. Devo dire che sono stata super super contenta perché li trovo anche molto molto resistenti e belli spessi come li volevo io.
infatti speravo che arrivassero proprio in questo modo. Ah, un'altra cosa che vi voglio dire, prima che mi dimentico, il brand mi ha lasciato un codice sconto per voi che è D50 e avrete il 50% di sconto se farete un acquisto di due occhiali. Quindi sul secondo occhiale avrete il 50% di sconto. Quindi è veramente buono e io approfitterò sicuramente di prendermi gli occhiali da vista. Allora, invece vi faccio vedere subito il secondo, si presenta allo stesso modo. Raffaele che va di qua, va di là. Si presenta allo stesso modo, quindi arrivano così. Dentro così. L'ho preso sempre in cellulosa, comunque in plastichina, e questo è anche molto resistente, mi piace veramente tantissimo. Spero di essermi messa in una posizione perfetta per farvi vedere la colorazione e il modello. Io nel caso giù in info box vi lascio i link di ogni singolo prodotto che ho preso io, più vi lascio il link del loro sito e il codice sconto con scritto tutto alla perfezione. Questo qui è, vedete, è sempre immacolato perché io quest'anno adoro questo tipo di cosa, cioè adoro veramente, non ce li avevo. Ne ho preso un paio al mare, infatti come avete visto in altro vlog, però sono sul bianco e mi mancavano così grandi e ho preso proprio questi qui. Questi c'erano, non so se tutti neri, non ricordo, però se andate sul sito, io vi lascio i link, come vi ho detto, potete trovare anche le diverse colorazioni. Questo pure a me piace come mi sta, devo dire la verità. Non so, scrivetemi giù nei commenti se volete dirmi anche la vostra. Tirati su, sono carini. E io oggi volevo proprio usare questi perché vado vestita un po' bianco e nero e questi qui ce li vedo proprio, anche se come oggi non è proprio una giornata no, caldissima, però stamattina ha piovuto, però sta uscendo il sole e quindi io vado a mettermi i miei occhiali. Siccome li volevo già mettere, prima di farveli vedere indossati, volevo farveli vedere con un piccolo unboxing perché ci tenevo veramente a farvi notare anche l'imballaggio. Quindi io vi lascio tutto giù in info box, il codice sconto ve lo lascio qui. Sovraimpressione 50% sul secondo occhiale. Io ho preso questi due, ditemi anche la vostra. Io adesso scappo che vado a fare la spesa perché si è fatto veramente tardissimo e nulla, vi porto con me. Eccoci qui che ci siamo spostati in macchina, stiamo andando a fare spesa all'Iper, come vi dicevo stamattina. Quindi andiamo al centro commerciale, non sappiamo se rimaniamo lì o ci fermiamo da qualche parte a mangiare oppure se torniamo a casa, questo è tutto da decidere. Noi nella macchina andiamo a comprare i cornetti. Vuoi fare colazione? Ma è già tardi. Vabbè, dai, mo vediamo se ci fermiamo, ci prendiamo un cornettino in due. E il latte caldo. E vabbè, facciamo colazione, va bene. Spero di non farvi vedere il mal di auto, cioè col muovermi. Dicevo che in macchina non ci sta, una volta che non ci sta niente, l'altra volta il pallone, una volta una cosa. Boh, abbiamo preso lo scatolone perché dobbiamo fare la spesa grande. Se riesco vi faccio anche lo svuota la spesa, non so se subito quando rientriamo o meno. E nulla, adesso ci stiamo dirigendo al centro commerciale, quindi ci vediamo tra un pochino. E nulla, qui è uscito il sole, ringraziando Dio. Infatti stamattina non siamo andati al mare, abbiamo optato per fare spesa, ma alla fine è uscito il sole, quindi si poteva andare al mare, ma vabbè, approfittiamo di fare queste due cose. Poi volevo passare in edicola e, come vi dicevo, che dobbiamo prendere l'uscita del corpo umano di Raffaele e più volevo vedere se c'era Grazia. Ma non so se è già uscita la seconda, non so, io volevo la lozione di Alissa oddio, Ashley, che cavolo, vabbè, non mi ricordo la pronuncia, Ashley, ecco.
perché io ho adoperato per tanti tanti anni il profumo e devo dire che lo adoro. Ultimamente ho cambiato, sto usando Millionaire, però ho visto che c'era la lozione, quindi voglio andare a prendere sperando che ci stanno. Intanto qua stiamo perché c'è un traffico, non vi giro direttamente, ma c'è un traffico assurdo, quindi ci metteremo un po', visto che oggi era tempo un po' bruttino. Certo che tutti si dirigono al centro commerciale, qui essendo una zona turistica. Quando c'è brutto tempo è così, cioè non si cammina, però ci si sposta abbastanza facilmente, quindi è tranquillo. Io adesso vi lascio un attimino, come arriviamo qua vi riprendo. Siamo arrivati, che stai a vedere? Controllino, vabbè, al centro commerciale il controllino. Prendiamo il passeggino, che così ho il carrello vuoto, che Raff è nato stanco, quindi prendiamo il passeggino, vero? Aiuto, ce la faccio? Ah no, c'è la muffa. Mi aiuti? Ci dirigiamo all'interno. Adesso gioco niente Mac. Eh? Gioco niente Mac. Poi vediamo. Vuoi andare al Mac stasera? Sì. No, vediamo, dai. Siamo entrati, facciamo spesa e poi ci vediamo dopo. Tutto come, ria. Abbiamo appena finito di fare spesa, questo è il nostro carico, ma la spesa settimanale, quindi era inevitabile. Alla fine la rivista di Grazia con la lozione di Alissa Aspi l'ho trovata qui, quindi non mi tocca neanche passare all'edicola, cerco di non riprendere ma inevitabile. E niente, alla fine abbiamo deciso di fermarci a mangiare al Mac a pranzo, perché stasera ho invitato mia sorella a mangiare a casa, sperando che vengano, e quindi se no faremo un arrosto comunque, oppure andremo a mangiare qualcosa fuori. Comunque ci fermiamo al Mac, andiamo al Mac, quindi panini del Mac a pranzo. Sto aspettando Cristian che è andato alla toilette, stiamo aspettando e poi ci dirigiamo al Mac, che praticamente sta qui vicino, cioè davanti. Posiamo la spesa, prendiamo la macchina, facciamo il giro e poi andiamo al Mac, quindi ci vediamo al Mac. Siamo arrivati al McDonald's, siamo riusciti a prendere il tavolo con il gioco, con il televisore, il gioco. Allora, io ho preso, aspetta che giro la camera. Allora, io ho preso il My BBQ. Cristian si è preso, non lo so, Spetta Asiago. Raffaele è l'Happy Meal, dove gli c'è uscito Sciacchi, giusto? Bravo, eh? Data bene, eh? Lui si prende, guardate quante salse ci mette. Stasera dandy, eh? Perché? Per l'erba al cipollino. Si sente l'erba al cipollino. Stasera vabbè dopo. Patatine. Lui prende il Mac Chicken comunque. Mela. Buon appetito. Io mangio. Mamma. Raffaele vuole provare il mio panino. Dai, vediamo la faccia. Vediamo la faccia. Sarà bello. È un casino, pure a pranzo qui. Buono? È meglio il tuo? Meglio il suo? Andiamo a provare. Solo che dal Mac praticamente, ok, offerte quello che volete, ma abbiamo speso 40 euro. Un po' un'esagerazione, però se si può si fa, se non si può non si fa, però. E noi abbiamo un bimbo solo, figuriamoci chi viene che ha più bimbi, più persone, un tutto. Però vabbè, è Mac, vero? Siamo felici, siamo contenti, a posto così. Noi mangiamo e ci vediamo dopo. Siamo appena rientrati,
Ecco qua, di santa pazienza. Vi faccio vedere lo svuota spesa e più vi faccio vedere pure la rivista Radigra. Svuota la spesa. Ma ripreso Raffaele. Quindi un attimo che ci sistemiamo, poi vi faccio vedere che cosa abbiamo preso. Mi sono accomodata un po' così, vi volevo far vedere la rivista di Grazia, questa qui, la apro insieme a voi. Non vedo l'ora di sentirlo perché veramente anni e anni addietro ero proprio innamoratissima del profumo di Alyssa Ashley. Allora, qua Jimmy Raffaele, ecco, già si sente, cioè è qualcosa di pazzesco. Allora, body moisturizing, lozione idratante mani e corpo, eccolo qui. Poi vabbè, la rivista, tante cosine carine, poi dopo me lo leggerò in tranquillità. Qui c'era questo e vado a sentire, sentiamo. C'è il sigillo, buonissimo. Buonissima, veramente molto 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 delicata. Veramente l'ho ricevuta insieme al set con il profumo, ma ero, cioè, veramente tanti anni fa. Mi era stato regalato con insieme a questa crema qui, quindi mi ha sbloccato anche un ricordo. Me la vado a mettere sulle braccia, approfitto. È buonissima, delicatissima. Fortuna che ce l'ho ritrovato. È la cosa buona che l'ho trovata pure lì alla zona edicola del supermercato. Quindi non sono dovuta andare neanche all'edicola a sbattermi. E poi per il fascicolo, bella la rivista quella lì del corpo umano di Raffaele. Poi in settimana ci vado, domani non credo perché se è bel tempo si va al mare. Oggi abbiamo approfittato di questo tempo un po' incerto di fare spese e spesina, quindi questo qui ve l'ho fatto vedere. Ma veramente sono cose carinissime. Non è la prima volta che Grazia mette in regalo o comunque a 2,50 euro rivista più il prodottino. L'altra volta ho preso un rossetto fucsia che sinceramente porto sempre in borsa. Ve lo faccio anche vedere perché l'ho fatto vedere su Instagram, e questo qui pure su Grazia l'ho preso a 2,50 euro. Queste cosine qui sono veramente sfiziose, carinissime. Tu guardate, però è bello perché è un, non è proprio scuro scuro, ed è una cosa carinissima che fanno per 2,50 euro. Alla fine è buono, rivista e prodotto. Comunque sono 100 ml di lozione. Contentissima d'averlo trovato. Adesso vi faccio vedere la spesa che abbiamo fatto. Nel caso rimango anche qui, mi sistemo un attimino, vedo come potermi mettere perché abbiamo fatto gli scatoloni. Quindi mi sistemo un attimino e vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato, così vedete anche voi. Allora, io vado un po' a caso come trovo, vi faccio vedere. Abbiamo preso questi togo della Milka, Choco Stick, questi qui, questi 99 centesimi, me lo ricordo. Poi due confezioni di croissant Conad a cioccolato, ce la posso fare. Due confezioni, andando che c'entro qui. Poi una confezione di Prune Cake, questi qui della Conad sempre. Raffaele ha voluto la confezione, questi qui degli Oreo, questi con la copertura di cioccolato bianco. Poi sempre
merendine, cose varie. Abbiamo preso i bondi, questi qui fa corrente e ha sbattuto la porta. I bondi questi qui ripieni. E poi per finire il Kinder Brioche. Questi non è che tutte le settimane ricompriamo questa quantità di merendine, però ci siamo trovati, c'erano un po' di offerte, cose varie, e alla fine le abbiamo prese. Poi Banco Canni a 5,14 euro, il bollito senza osso per fare di solito il sugo con la carne. Poi due confezioni di piatti, uno fondo e uno piano, perché c'era la promozione 1+1, mi sembra 4,99, non mi ricordo, come dico, sbaglio. Comunque c'era 1+1 e abbiamo presi, anche perché stasera poi se facciamo l'arrosto sicuramente prendiamo i piatti di plastica, così faccio subito. Poi ce n'era un'altra di confezione, ah sì, due confezioni di carta igienica, questa qui della Tenderly da 6 rotoli ogni pacco, quindi 12 rotoli. La confezione di Coca-Cola quella senza caffeina. Poi un pezzone di parmigiano, anzi grana padano DOP 16 mesi a 13,58 euro. L'avevamo finito, noi abbiamo la grattugia, quindi prendiamo il pezzo, come tante volte prendiamo il pezzo dei salumi tipo il prosciutto, queste cose qui. Poi due bottiglie di Pepsi, solo che adesso me ne ritrovo una, le devo mettere in frigo sennò per stasera non va. Una confezione di sapone per i piatti, questo qui della Conad, di solito prendiamo anche lo svelto, però ci troviamo bene, era in offerta e abbiamo preso questo della Conad. Poi una, due, ce ne sono altre, non mi ricordo quando ne abbiamo prese, 4-5. Comunque passata della Conad, quella classica al pomodoro normale, quindi ne abbiamo presa più di una. Non ci entrerò qui, io già ce lo so. Poi un pacco di sale per lavastoviglie, sempre firmato Conad. Le Tabs al limone, sempre Conad. Alla fine ci troviamo bene. Di solito prendiamo quelle, non queste qui in polvere, ma quelle liquide, sia le Tabs che il detergente, comunque il sapone. Quindi solo che abbiamo trovato questo in offerta, abbiamo preso questi. La cosa buona di queste qui è che quando ho un mezzo carico di lavastoviglie, pur di non lasciarlo dentro, che sennò prende brutto profumo, cioè l'odore cattivo, la divido a metà e ci faccio due lavaggi piccoli. Ecco, la cosa buona della Tabs questa qui è che la spezzo. Poi un pacchetto Conad di sale fino. Poi ho ripreso, se non mi rompo qualcosa, la candeggina delicata smacchia e igienizza della Conad. Questo qui è 2 litri, è un euro e non ricordo, un euro e qualcosa, o 68, 98, 99. Comunque più economico dell'ace, l'originale, ma improponibili alcuni prezzi. Quindi il primo scatolone è andato. Comunque ho piazzato il telefono come potevo un attimo per farvi una cosa veloce, perché sennò non so se il video si dilunga tanto. Poi abbiamo preso questa scatola di vino rosso di Biaggi, che è una cantina che si trova qui da noi. Sono 3 litri di vino rosso Montepulciano d'Abruzzo. Ci troviamo bene, abbiamo preso una di queste per stasera sicuramente. Un Powerade per Raffaele, che voleva berlo subito. Poi due confezioni di, vabbè, ne trovo solo una per il momento, di salviettine, queste qui Conad multiuso, ci troviamo bene e lo riprendo spesso. Poi ho preso
c'era in offerta, ho preso lo shampoo 2 in 1 della Sunsilk, quello effetto liscio per capelli lisci. Di solito uso sia prodotti di pomelo e Pantene tante volte per casa, solo che c'era in offerta, in offerta, non so come ho messo il telefono, comunque ci provo, e abbiamo preso questo della Sunsilk. Poi due confezioni di panini, questi qui, Roberto per Raffaele, tante volte ce lo fao con Wurstel oppure con la Nutella o con qualche affettato. Poi tonno ad olio d'oliva, questo della Conad, penso che ne abbiamo preso uno. Poi una bottiglia di passerina frizzante, questo qui, credo che è sempre per stasera, per tipo aperitivo, un po' così. Un'altra bottiglia di Pepsi, il bagno schiuma, questo felce azzurro, felce azzurra di oggi, ma vado stanca. Sempre questo ambra e argan, ci troviamo bene, siamo fedelissimi, Raffaele non gli crea allergia, secchezza e tutto, quindi sempre fedelissimi a questo, poche volte cambiamo. Poi l'altra confezione di salviette monouso della Conad, questo qui. Poi la Nutella da un chilo praticamente, non so se stava in offerta questa perché l'ha presa Cristian, non ci ho guardato. Poi due deodoranti Dove. Ultimamente stiamo usando quello della Wild, però non sempre, quindi tante volte all'occasione usiamo anche deodoranti spray. Io ho posizionato il telefono come meglio potevo, ma per fare tutta una cosa un po' in fretta, se è meglio ci siamo. Poi la maionese Kraft, questa qui col barattolo. Poi ho voluto provare l'ace candeggina, questa qui per pulire il bagno o comunque le superfici, anche se stavo leggendo che casa è bucato, quindi va bene anche per il bucato. Infatti dietro c'era scritto, io l'ho preso più per la profumazione che mi piaceva e quindi sicuramente ci pulirò il bagno soprattutto. Poi il ketchup, questo della Yetz. Questo fatto toccare tutto. Poi un pacco di bicchieri Royal, questo qui, questo stava un euro e qualcosa mi sembra. Poi ammorbidente, questo Eco Conad, ci troviamo bene anche con questo. Poi una bottiglia di olio d'oliva extravergine classico della De Cecco. Stava in offerta questo? Che? De Cecco? Sì, 5,90. 5,90, sì, stava in offerta, quindi di solito prendiamo quello che costicchia un po' di meno perché, ripeto, sugli altri, su altra spesa pure lo dico, spesso noi di solito usiamo l'olio buono del contadino, o comunque anche mia sorella lo fa e quindi lo prendiamo da lei, però questo qui lo utilizziamo per cucinare. Poi una confezione di salva slip, questi della Nuvenia, che mi trovo bene anche quando porto, non so, per i domi o cose varie, che si adattano bene. Poi un altro pacco di sale per lavastoviglie, il sale grosso. Poi altre tre bottiglie di passata, come vi dicevo, infatti ne avevamo preso 4-5, ne sono 5, quindi 2 più una qui, cerco di non mettere davanti ma sono veramente piene al completo. Questa qui devo dire che ci troviamo molto molto bene, ne abbiamo provate anche altre, però queste della Conad sono buone. Come ultimo prodotto, credo di aver tirato fuori tutto, il pacco di Scottex Regina, questi da 3. Stava in offerta questo? No. No, non era in offerta, perché di solito queste cose qui, se troviamo le offerte, le prendiamo anche in più pacchi.
Allora, l'ho svuotata la spesa, credo di aver concluso tutto. Io concludo qui anche questo video vlog, perché sennò andrebbe veramente alle lunghe. Poi stasera comunque mia sorella poi mi ha chiamato, mi ha detto che venivano a cena, quindi faremo una grigliata. E quindi vi saluto qui, perché poi saremo in famiglia e non mi sembra il caso di ripetere tutta la cosa. Quindi io vi saluto qui con un grandissimo bacio. Ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video e lasciate un super like se questa tipologia di video vi è piaciuta o se comunque vi ho tenuto compagnia. Io spero veramente di tenervi compagnia, come mi dite anche su Instagram. Infatti, se volete, mi trovate su Gianaca Shiningman, anche lì mi farebbe piacere avervi tra i miei follower. Io adesso scappo, se no si fa veramente tardissimo. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!